Benvenuti a una nuova puntata di Before Focus. Oggi siamo qua con un ospite di eccezione, l'ingegnere Gabriele Zanon. Buongiorno, buongiorno Giorgia, grazie di avermi messo da questa parte della sedia, perché normalmente sto al tuo posto a intervistare, invece hai fatto un bello scherzo oggi, quindi mi hai messo, diciamo così, alla prova anche come relatore. Quindi ti ringrazio di avermi invitato. Grazie a lei di essere qua. Ci vuole un po' raccontare di cosa si occupa? Sì, allora io copro due ruoli nelle società, una Before Innovation, l'altra l'Ambico Academy, che è un'accademia di alta formazione, mentre Before Innovation è una società che si occupa di finanza agevolata, andando a toccare tutte quelle che sono le logiche di gestione comprese nel PNRR, nei bandi regionali, nei bandi della Comunità Europea, tutte le iniziative che escono dalle agenzie governative, gestendo circa 500 aziende in tutto il territorio, con un team che opera qui nella sede di Asti, che è composto da 7 persone più io e mia moglie, quindi 9 persone che sono dedicate alle imprese. Bene, quindi ci parlava appunto della formazione, parliamo anche di innovazione, digitalizzazione. Che tipo di fondi sono stati messi a disposizione dal PNRR in merito? Sì, allora la prendo un pochino più alla larga, nel senso che noi ci occupiamo di finanza agevolata in senso generale e da quando il ministro Calenda ha iniziato a parlare di industria 4.0, e quindi sono ormai anni che andiamo a occuparci di questo tema. Il governo sta investendo molto, sia con finanze proprie, quindi con risorse che vengono generate dal governo, dai ministeri, dalle agenzie governative, ma anche usando i soldi che arrivano dall'Europa, quindi il PNRR. Le misure sostanzialmente attive sono queste: una, l'innovazione tecnologica, quindi azioni a sostegno delle imprese che investono in tecnologia, quindi nuove linee di produzione orientate alla 4.0, nuovi software di gestione per automatizzare e velocizzare i processi produttivi, automazioni di base in fabbrica, quindi macchine che hanno un'intelligenza tra virgolette artificiale, che lavorano con strumenti di prototipazione rapida, per toccare poi il tema della formazione, quindi il tema che deve poi adeguare gli skill e le competenze dei lavoratori, che mediamente nelle imprese italiane hanno una scarsa scolarità e quindi pochissimi laureati rispetto alla media europea, e anche un'attitudine alla tecnologia diversa, perché magari sono operai o impiegati che hanno 45-50 anni, quindi non sono nati digitali ma lo sono dovuti diventare. E quindi tecnologia, formazione e ultimamente tutto quello che è la sostenibilità ambientale, per far sì che le aziende siano aziende pulite e quindi inquinino meno, abbiano più rispetto nell'energia elettrica, quindi consumino meno energia elettrica, e quindi la sostenibilità diventa una cosa importante anche per le imprese. Bene, la ringrazio. E parlando appunto di formazione, vuole dirci qualcosa in merito al fondo Nuove Competenze ANPAL? Assolutamente sì. Diciamo che per quanto riguarda la formazione, negli ultimi 4 anni il governo ha spinto molto sulla formazione Industria 4.0. Quindi cercava di dare alle aziende strumenti di sostegno per favorire l'adeguamento e l'accrescimento delle skill in l'ambito tecnologico. Quest'anno il governo ha deciso di accorpare tutte le iniziative all'interno del fondo Nuove Competenze ANPAL. ANPAL è l'agenzia per la tutela del lavoro, no? Quindi per il riadeguamento degli skill, è nata al tempo del Covid per supportare le imprese che dovevano cambiare i propri paradigmi e i propri processi produttivi. ANPAL ha fino al 2027 darà sostegno alle aziende, nel 2024 sono previsti circa 1 miliardo di euro di finanziamenti in questo bando. ANPAL che cos'è fondamentalmente? È un fondo che aiuta le imprese che fanno formazione su 3 repertori: le competenze digitali di base, cioè tutto il mondo dell'Office, quindi Word, Excel e strumenti digitalizzazione delle imprese e dei processi produttivi, ma anche la cyber security, anche la tecnologia cloud, perché sempre di più oggi c'è una diffusione dei processi anche all'esterno dell'azienda, quindi ci vuole un'integrazione digitale importante. 2, le competenze digitali specialistiche, che sono quelle dove invece si va a insistere proprio su cose molto molto specifiche: linguaggi di programmazione, la gestione del database, i protocolli di certificazione sicuri per la gestione dei dati, la protezione dei dispositivi e dei dati, e poi le competenze ESCO, che sono quelle green, quindi tutto quello che l'azienda e il lavoratore deve sapere per poter operare in una maniera sostenibile. ANPAL è complesso perché serve un piano formativo che è strutturato, occorre identificare quali sono i lavoratori che sono all'interno del piano formativo, declinare le ore di formazione che si vanno ad effettuare, fare una rimodulazione dell'orario attraverso un contratto collettivo che si fa o con i sindacati territoriali o con le rappresentanze sindacali dell'azienda.
l'utilizzo di fondi interprofessionali, quindi gli enti bilaterali che danno un sostegno per la formazione pagando e contribuendo al pagamento anche dei docenti, e poi, in ultimo, il caricamento di tutta la documentazione del dossier sulla piattaforma AMPAL. Quindi AMPAL è complesso. La nostra società si è attivata attraverso una task force dedicata per supportare le aziende che vogliono attivare questo percorso. Noi chiediamo alle aziende la documentazione, poi del resto ci occupiamo tutto noi. Per darvi un numero, quest'anno noi abbiamo mosso 1200 utenti che hanno fatto AMPAL con noi e hanno terminato, noi abbiamo presentato il 100% dei bandi che è stato approvato. Quindi siamo stati anche bravi a riuscire a dare poi un beneficio ai nostri clienti. L'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di raddoppiare il volume di aziende e utenti che parteciperanno a questo fondo, perché, ripeto, è il fondo principale per la formazione delle aziende. Quindi le aziende che vogliono fare attività formative, e ormai ce ne sono tantissime che vogliono aumentare il livello di competenze e skill dei dipendenti, dovranno per forza di cose andare verso il fondo nuove competenze AMPA. Ci sono altre misure, diciamo i fondi interprofessionali, che permettono di pagare il docente, mentre AMPA spesa il costo del dipendente. Tra l'altro lo spesa in che modo? Con il 60% dei contributi relativi ai salari stipendi e al 100% della parte contributiva. Quindi più o meno un 80% del costo lordo della persona, e lo fa con un fondo perduto, quindi dà soldi, e quindi è molto ben visto dalle imprese, perché hanno proprio la possibilità di portare nelle casse dell'azienda denaro che viene dato da AMPAL tramite appunto l'INPS. Quindi io suggerisco alle aziende di contattarci, chiaramente, se hanno bisogno di chiarimenti. Abbiamo già fatto dei webinar di alfabetizzazione e riteniamo che AMPAL sia sicuramente una misura che nei prossimi 4 anni verrà messa a sistema per aiutare l'azienda a crescere ancora di più. Molto bene, ingegnere. So, a proposito del prossimo anno, che Alambico Academy ha appena acquisito una nuova piattaforma e-learning, dico bene? Dice bene. Allora, AMPAL è complesso anche perché i docenti che devono essere utilizzati sono docenti altamente qualificati, quindi professori universitari, innovation manager o strutture che abbiano persone con un curriculum vita importante, che dimostri in maniera specifica che quella competenza che viene trasferita al dipendente viene trasferita da un personaggio autorevole. Dopodiché ci sono invece una serie di corsi che possono essere fatti anche in modalità e-learning asincrono. Questo per dare modo alle aziende di poter fare sia azioni in aula, ma anche delle attività dove è il dipendente che decide l'ora della giornata in cui fare quell'ora di corso, e quindi non essere vincolato alla presenza di un terzo. Questo facilita, perché se io ho un'attività da fare la posso fare alle 6, l'altro dipendente la fa alle 5, l'altro dipendente ancora alle 4, quindi c'è grande flessibilità. Noi come Alambico Academy abbiamo fatto un investimento importante in termini sia economici che in termini poi di sforzo nel popolare la piattaforma. Dopo un attento studio abbiamo scelto la piattaforma, diciamo così, che oggi gli analisti vedono come la migliore al mondo. Si chiama iSpring, l'abbiamo acquistata negli Stati Uniti, precisamente in Virginia, e stiamo implementando questa piattaforma attraverso una configurazione del catalogo formativo e stiamo incominciando a creare tutti i corsi. Abbiamo l'obiettivo di arrivare per marzo del prossimo anno con oltre 350 ore di corsi pronti nella piattaforma, corsi che spaziano dalle competenze digitali di base, quindi all'Office, ai linguaggi di programmazione, alla gestione del cloud, alla tecnologia, al green, e quindi avremo un catalogo formativo molto ampio che le aziende potranno usare a casa loro, con strumenti che sono il cellulare, che sono il computer, che sono il notebook, qualsiasi tipo di strumento, di device, e soprattutto creare un catalogo corsi importante, quindi con del valore aggiunto importante per le imprese, sia rivolto ad AMPAL, ma anche rivolto a aziende che vogliono invece fare dei percorsi customizzati. Quindi è un investimento che abbiamo fatto, ci crediamo molto, anche perché AMPAL è una misura strutturata che fino al 2027 permetterà alle aziende di avere un beneficio importante. Va bene, io la ringrazio, ingegnere, ringrazio voi per essere stati con noi e alla prossima puntata di Before Focus.